Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza Covid e di quanto sta accadendo a Pescara nel settore della scuola. 9 studenti e un docente della media Rossetti sono risultati positivi al Covid-19. L'istituto è stato chiuso per 2 settimane con il ricorso alla didattica a distanza. Oltre 600 fra studenti e professori e personale ATA sono in quarantena. Ne sappiamo di più con il servizio di Paolo Renzetti. L'intervista. Assessore, oltre 600 tra studenti, insegnanti e personale tecnico della scuola Rossetti sono in quarantena per la nota vicenda della positività ufficiale di 9 studenti. Qual è la situazione e quali saranno gli sviluppi? Allora, gli sviluppi innanzitutto sono 9 ragazzi e più un insegnante, quindi ecco che è partita la quarantena da ieri, abbiamo avuto questa notizia dalla ASL, quindi che ci ha imposto di chiudere la scuola. Quindi da oggi la scuola è chiusa, sono partiti tutti i controlli di tutti e 600 tra alunni, insegnanti e personale ATA per far sì di tenere sotto controllo la situazione. C'è una quarantena di 14 giorni e non di 10, anche perché bisognerà dare maggior tempo alla ASL, ai medici, di poter fare effettuare i tamponi. Esatto, di solito i giorni di quarantena sono 10, però la ASL ci ha dato la possibilità, ci ha aggiunto 4 giorni proprio in quanto il numero è abbastanza elevato, quindi per avere più tempi e per avere più sicurezza nella scuola. Hai avuto modo di parlare col dirigente scolastico, con alcuni professori? Ho parlato ieri sera con la preside Massarotto, la quale chiaramente abbiamo detto che non bisogna farsi prendere dal panico, però bisogna essere molto attenti. Quindi la raccomandazione che io sto facendo in tutti i modi è quella del indossare la mascherina, lavarsi le mani e rispettare il distanziamento, cosa che all'interno della scuola avviene sicuramente, però nel momento in cui i ragazzi escono fuori, queste regole purtroppo non sono più rispettate e di conseguenza abbiamo questi risultati. Assessore, per quanto riguarda invece le altre scuole di Pescara, qual è la situazione? La situazione delle altre scuole, chiaramente dopo quello che è successo ieri, io mi sono sentito un po' con gli altri presidi e sembra che la situazione sia abbastanza tranquilla, però non bisogna abbassare la guardia, quindi bisogna essere molto ma molto attenti. Adesso andiamo a Teramo, dove il comune adotta una specifica ordinanza per evitare gli assembramenti. Da oggi sarà infatti vietato fare concerti o mixare musica all'aperto, in particolare fuori dalle attività commerciali. Il weekend sarà un test importante per decidere anche eventuali future chiusure. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. I sindaci diventano sceriffi delle proprie città. Saranno loro, in base all'ultimo DPCM, a dover decidere il coprifuoco notturno nei comuni che amministrano. Il primo cittadino di Teramo, Gianguido D'Alberto, assicura che la chiusura di strade e piazze sarà l'ultima ratio ad essere adottata. Richiama tutti al senso di responsabilità. Questo weekend sarà un test importante per le future decisioni. Come sindaci nell'incontro di ieri in prefettura abbiamo condiviso tutti che quella è una misura residuale, una sorta di extrema ratio da attivare solo nell'ipotesi in cui gli altri strumenti già a disposizione, le altre misure di prevenzione, di controllo e di sanzione non dovessero essere funzionali. Ecco perché anche ieri nel coinvolgimento, nel coordinamento con la prefettura e le forze dell'ordine, che ringrazio, si è condivisa questa linea e questa strada su quella misura. Il cosiddetto coprifuoco, diciamo così, diffuso sul territorio. Ovviamente noi siamo pronti, nel senso che qualora non dovesse esserci una risposta di responsabilità, di attenzione, di buonsenso da parte di tutti, di tutta la comunità, noi siamo pronti con l'adozione di una previsione che può essere anche una previsione appunto di chiusura di alcune aree in coordinamento con la prefettura e con l'ASL, così come le altre città di maggiori dimensioni. Un'ordinanza specifica per il controllo dei contagi è stata però adottata già da oggi dal Comune di Teramo. Fuori dai locali commerciali non si potranno più fare concertini o mixare musica, proprio per evitare assembramenti. Abbiamo ritenuto necessario andare a vietare tutte quelle attività di pubblico spettacolo, di piccolo intrattenimento musicale all'esterno.
È stata una misura necessaria perché in diversi locali della città ci sono state queste attività musicali che in qualche modo, oltre a coinvolgere le persone sedute correttamente ai tavoli, coinvolgevano anche persone all'esterno dei locali che quindi sostavano in piedi in prossimità degli stessi. Quindi tutte le attività musicali, tutti i trattenimenti musicali, anche di piccolo spettacolo e tutte le altre forme artistiche si potranno, chiaramente alla durata di questo DPCM, si potranno svolgere solo all'interno e non all'esterno. Ancora sull'emergenza sanitaria, il centrosinistra chiede alla Regione di far effettuare test sierologici e tamponi rapidi in farmacia, rendere possibile questo anche nella nostra Regione, così come accade in Emilia-Romagna, dicono i rappresentanti del centrosinistra, attraverso una risoluzione presentata dai gruppi PD, Legnini Presidente, Abruzzo in Comune e Gruppo Misto, che riguarda anche l'acuirsi chiaramente dell'emergenza anche nella nostra regione. Un'esigenza che arriva direttamente dal Ministero della Salute, scrivono, e che il centrosinistra fa sua. L'Emilia, dicono i consiglieri, è stata la prima regione in Italia, ha dedicato un vero e proprio potenziamento stringendo un accordo con le associazioni di categoria delle farmacie direttamente coinvolte nel progetto che decollerà in questi giorni. L'Abruzzo, continuano, invece, si è adoperato solo per il codice rosso, per il tampone nasofaringeo per l'alunno sintomatico e i suoi contatti stretti. In pratica continuano, si applicano le raccomandazioni delle circolari ministeriali, ma non si porta avanti alcuna prevenzione aggiuntiva, così come accade in Emilia e in Veneto. L'auspicio dei consiglieri di centrosinistra e del gruppo misto è che ci si attivi su un qualcosa, dicono, di veramente utile alla comunità, e per questo si propone la promozione di ulteriori attività che si affianchino a quelle già in corso. Adesso voltiamo pagina e ci occupiamo della visita del vice ministro all'interno Sibilia a Chieti. Questa mattina ha incontrato, tra le altre cose, anche il prefetto Armando Forgione per parlare delle caserme, della nuova sede della questura e anche di ordine pubblico in relazione al fatto di cronaca che ha avuto rilevanza nazionale, cioè l'aggressione a Lanciano subita da un 18enne finito in coma all'ospedale di Pescara. Vediamo insieme il servizio. Vice ministro dell'Interno, oggi a Chieti si è parlato anche della nuova sede della questura, ma anche di alcune caserme che potrebbero avere una grande importanza per la città. Sì, c'è un grande lavoro qui a Chieti con il prefetto in prima linea per poter finalmente riutilizzare quelle strutture pubbliche e renderle efficienti in modo tale da superare anche dei problemi che magari hanno in questo momento tutti gli operatori della sicurezza, in particolare i poliziotti, ai quali dobbiamo dare il massimo, dare tutto il supporto, perché siamo in un periodo nel quale sono molto stressati dai controlli dovuti al Covid, e da questo punto di vista c'è un'ottima risposta anche da parte di tutta la provincia di Chieti, da Chieti stessa, quindi dobbiamo aiutare le strutture pubbliche a poter essere funzionali per le forze di polizia. Io non posso che ringraziare il signor sottosegretario che con le sue sottolineature, con il suo aiuto che ci ha dato già fino ad oggi e che da oggi in poi sarà, come dire, indirizzato verso le cose che ci interessano da vicino, che lei sa bene, la caserma per quello che riguarda la questura, ma anche tutta l'attività che noi portiamo avanti. Guardi, avere il conforto dei nostri vertici politici è per noi essenziale. Non sembri un luogo comune se io dico che avere la vicinanza dei vertici sia voglio dire anche determinante per certe cose. Ecco, l'impegno del sottosegretario che ci ha manifestato sarà sicuramente quello che risolverà e tenderà a risolvere quelle problematiche che con lui abbiamo affrontato. Oggi hai incontrato, pochi minuti fa è terminato questo incontro, i vertici delle forze dell'ordine, si è parlato anche del tema dell'ordine pubblico soprattutto in provincia di Chieti, e di pochi giorni fa un fatto di cronaca che ha avuto una eco nazionale, l'aggressione ad un 18enne di Lanciano finito all'ospedale di Pescara in rianimazione. Sì, io voglio dare tutta la mia solidarietà alla famiglia dell'aggredito e soprattutto voler comunicare che il lavoro
lavoro delle forze dell'ordine, dei carabinieri in particolare, ha assicurato i responsabili alla giustizia, e penso che queste sono le cose che dobbiamo comunicare alle persone. Non dobbiamo pensare a etichettature di questi gesti, ma far capire che questo degrado di tipo semplicemente culturale ha una serie di responsabilità. Le forze dell'ordine si attivano e li arrestano, li mettono in galera, ci saranno tutti i procedimenti che devono essere fatti, quindi questa cosa non conviene a nessuno. Io invito tutti i giovani della provincia, in generale di Chieti, ma italiani, a capire che queste non sono le strade che ci possono aiutare a vivere meglio, quindi sappiate che ogni gesto del genere andrà a finire assicurato alla giustizia. Torniamo a Teramo. Il centro politico Santa Croce ha lanciato l'allarme sulla grave emergenza abitativa nel capoluogo aprutino. L'associazione chiede un intervento urgente del comune e soprattutto dell'ATER per fare una ricognizione degli alloggi pubblici da destinare a chi oggi dorme in strada. Sentiamo. È emergenza abitativa a Teramo. Sono diverse le persone che attualmente non dispongono di una casa e che vivono in auto o in rifugi occasionali. È il grido di allarme del centro politico Santa Croce, promotore dello sportello sociale che da anni sostiene chi non riesce ad ottenere dalle istituzioni, come Comune e ATER, un'abitazione dove poter vivere dignitosamente. Chiediamo che venga convocato con urgenza un nuovo tavolo per l'osservatorio sul diritto alla casa, uno strumento che abbiamo proposto noi dello sportello sociale USB, che il Comune ha accolto e che tuttavia, quando è stato convocato, mancava un attore fondamentale quale l'ATER, possessore del patrimonio edilizio del Comune di Teramo, quindi per dare delle risposte reali a delle persone che attualmente non hanno una casa e che cercano una casa con forza, perché vanno a dormire o dentro alle automobili oppure trovano delle situazioni emergenziali, si arrangiano. Quante persone hanno chiesto il vostro aiuto? Allora, abbiamo ricevuto tantissime persone. Queste persone tutte chiedono una casa, sia i ragazzi migranti che delle persone normali. Ultimamente, martedì, abbiamo aperto lo sportello e è venuto un signore italiano che dorme dentro un furgone, come dicevo, e quindi a queste persone non possiamo dire vai a trovarti, arrangiati. Dobbiamo dare delle risposte. Il Comune ha l'obbligo, insieme all'ATER, insieme a tutti gli attori sociali di questa città, di fornire delle case, delle situazioni, delle abitazioni a queste persone. Lo sportello sociale per l'emergenza abitativa del centro politico Santa Croce di Teramo offre gratuitamente anche assistenza legale, grazie all'avvocata Stefania De Nicolais, che sottolinea quanto si sia aggravata attualmente la condizione dei senza casa con l'emergenza Covid. E adesso con questa emergenza Covid la situazione si fa sempre più grave? Assolutamente, abbiamo compreso durante questo periodo proprio la necessità che le persone abbiano un tetto, proprio per rispettare anche le norme sanitarie che richiedevano l'isolamento, e quindi chiediamo a gran voce di nuovo, perché l'abbiamo chiesto già l'anno scorso, la convocazione di questo osservatorio con la presenza soprattutto dell'ATER, perché il Comune è molto disponibile e abbiamo la necessità di capire qual è l'effettivo patrimonio pubblico disponibile, e abbiamo proposto anche delle modifiche di carattere, diciamo, organizzativo per l'accesso e per i bandi affinché ci sia uno snellimento delle procedure e ci sia una garanzia della casa, perché quello è fondamentale. Torniamo a Chieti, dove oggi alle 16 ci sarà il primo consiglio comunale con, fra i vari punti all'ordine del giorno, l'elezione del presidente dell'assise civica. Sentiamo l'intervista al sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Oggi faremo il primo consiglio nella fantastica cornice del Teatro Marruccino. Personalmente ho voluto che le misure di restrizione per il problema del Covid venissero rigidamente osservate, per cui mi è dispiaciuto, ma ho evitato che venisse, che il teatro si riempisse di pubblico, però può essere seguito il consiglio in streaming in diretta Facebook. All'ordine del giorno abbiamo la nomina dei consiglieri, la elezione del presidente e vicepresidente del consiglio, il mio giuramento e altri punti in questione, però spero sia anche come una specie di festa. Possiamo dire che oggi parte ufficialmente la nuova consigliatura?
Sì, diciamo che parte ufficialmente, anche se ufficiosamente è partita già da diversi giorni, in quanto abbiamo già dovuto accollarci tanti problemi che stiamo alacremente risolvendo, sempre con spirito di squadra. Per quanto riguarda le nomine dei consiglieri e del Presidente del Consiglio, ovviamente soprattutto per la nomina del Presidente del Consiglio non ci saranno sorprese? Penso di no, nominato Luigi Febo e quindi penso che sarà sicuramente eletto tale. Sono 12 in Abruzzo le ex discariche che escono dalla procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Seguono la Campania con 7, la Calabria con 8, la Sicilia con 6, il Lazio con 4, il Veneto con 2, la Puglia con 1 assieme alla Toscana. I dati sono contenuti nella sesta relazione semestrale sullo stato delle discariche abusive in Italia, illustrata a Roma nella macro area di ingegneria dell'Università Tor Vergata. La relazione è stata tenuta dal commissario straordinario Giuseppe Vadalà, a capo della task force messa a disposizione dell'Arma dei Carabinieri per far fuoriuscire l'Italia dalla procedura di infrazione europea. Ad oggi sono 81 le discariche consegnate il 24 marzo del 2017 nelle mani del commissario governativo per la bonifica dei siti inquinati, più della metà, 48. 12 delle quali in Abruzzo, sono state portate fuori dalla procedura di infrazione, permettendo così all'Italia di risparmiare 19 milioni e 200 mila euro ogni anno. Adesso ci occupiamo di olio. In Abruzzo crolla la produzione almeno del 30%, anche se l'olio nella prossima annata sarà di buona qualità. Queste almeno le stime di Coldiretti sulla produzione olearia nella nostra regione. Complici le anomalie climatiche, infatti c'è meno oliva e pesa su un settore colpito anche dal calo delle vendite, perché la ristorazione è in contrazione a causa del Covid. Sentiamo. Sono le anomalie climatiche a far scendere la produzione di olio extravergine d'oliva in Abruzzo. Coldiretti stima un calo fino al 30% della produzione rispetto all'anno precedente, anche se l'Abruzzo resiste meglio di altre regioni del sud, a partire dalla Puglia, proprio ai cambiamenti climatici. Coldiretti sottolinea che il calo produttivo colpisce un settore che ha già pagato un conto salatissimo rispetto all'emergenza Covid, a pesare soprattutto il crollo delle vendite per la chiusura del canale di ristorazione. Per sostenere la ripresa del settore, dice Coldiretti, servono massicci investimenti pubblici e privati, a partire da un piano straordinario di comunicazione sull'olio che rappresenta all'estero un prodotto simbolo della dieta mediterranea. Le previsioni per la campagna appena avviata sono di una flessione produttiva intorno al 30%, come detto, accompagnata però da un buon livello qualitativo del prodotto. La pandemia, continua Coldiretti, ha fatto sentire i suoi effetti anche con la necessità di garantire una raccolta sicura con il rispetto delle norme anti-Covid. Ha inciso sulle imprese olivicole italiane anche il crollo del 44% dei prezzi pagati ai produttori, scesi ai valori minimi dal 2014. Coldiretti ricorda anche come il comparto olivicolo conti in Abruzzo circa 6 milioni di piante su circa 46.000 ettari, che rappresentano il 50% della superficie agricola arborea utilizzata. Un totale di circa 60.000 aziende, di cui 15.000 coltivano prevalentemente olivo, oltre 350 frantoi e 3 DOP presenti nelle province di Chieti, Colline Etatine, Pescara, Aprutino Pescarese e Teramo Pretuziano delle Colline Teramane. La produzione media abruzzese è di circa 14.000 tonnellate di olio negli anni di carica. E siamo alla pagina dello sport, partiamo chiaramente dal calcio di Serie B, dunque parliamo del Pescara, un punto nelle prime 4 partite, questo è il bottino del Pescara in inizio stagione. Si tratta di una pessima partenza in questo campionato. Questa mattina il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha allontanato le voci di un possibile esonero del tecnico Massimo Oddo e confermato che la società non attingerà al mercato degli svincolati. Ascoltiamo il servizio di Andrea Costantini.
Iniziare tardi la preparazione e avere questi infortuni, specie sul fronte centravanti, sono fattori che condizionano, ma bisogna fare meglio e anche nelle serate peggiori vanno evitate certe figuracce. E il richiamo alla squadra del presidente delle Pescara, Daniele Sebastiani, che però chiarisce: Massimo Oddo non si tocca, sta a lui e ai giocatori invertire la rotta. Con una cosa su cui tengo a precisare che adesso, come la vendita della società, se abbiamo i giornali ci sono altri 10 allenatori a Pescara. Oddo non si muove da Pescara, non si tocca, per cui è inutile che parliamo, anzi vi evito pur di scrivere, quindi evitate di scrivere, anche 4-5 evitate di scrivere. Siamo partiti per fare questo campionato senza grosse dichiarazioni, ma sicuramente per fare un campionato tranquillo. Adesso non ci facciamo la testa, cerchiamo di guardare avanti con ottimismo e cerchiamo di essere tutti quanti compatti nella stessa direzione, perché sapevamo che eravamo un pochettino indietro e ci voleva più tempo degli altri. Abbiamo finito per ultimi il campionato scorso, l'abbiamo riniziato per ultimi la preparazione per il nuovo. Quest'anno sarà una stagione tribolata un po' per tutti, quindi cerchiamo di fare meno danni possibili, però per fare questo bisogna avere unità di intenti e molta cazzimma, come dicono a Napoli. Preoccupano la tenuta difensiva, la fragilità e gli infortuni in avanti, ma sul mercato degli svincolati il Pescara non ci andrà. No, noi dobbiamo recuperare i nostri, perché andare sul mercato degli svincolati a prendere giocatori che sono fuori da 5 mesi no, non serve a nulla, significherebbe portarli qua e aspettare 2 mesi che si mettono a posto. Quindi adesso dobbiamo aspettare i nostri e fare in modo che prima possibile ritornino in campo, tempi guariti, ma credo che nell'arco di una settimana le riavremo tutte e due. E poi, se ci sarà bisogno, a gennaio prendere qualcuno che ha giocato, però non di gente che sta a casa. E poi una battuta sul fronte trattative societarie. Nell'ultimo mese siamo passati da Pessina, che credo che non sappia nemmeno che cos'è il Pescara Calcio, a Della Valle, che ha appena lasciato la Fiorentina e che guarda caso vuole comprare la Pescara Calcio. Poi altri, gli arabi, adesso ci mettiamo di tutto. C'è una deadline, Presidente, per questa trattativa? Ma non c'è nessuna deadline, perché il Pescara, per fortuna e per programmazione, non ha nessun problema, quindi può andare avanti tranquillamente anche se non arriva l'arabo di turno. Parole che il Presidente Sebastiani ha pronunciato nell'ambito della presentazione del nuovo sponsor, la IVC del gruppo Di Donato, azienda abruzzese leader nel campo della pittura edilizia, il cui logo appare sulla manica delle divise da gioco. Si tratta di un motivo di orgoglio, noi siamo tifosi del Pescara da sempre, insomma io ricordo da bambino andavamo a vedere il Pescara all'epoca di, chiamiamola epoca di Leo Junior, per cui da quel momento in avanti la passione è stata sempre riconfermata negli anni. Dal 76 la prima società che fu costituita da mio padre, quindi oramai sono circa 45 anni, l'anno prossimo il gruppo ha avuto un'evoluzione importante negli ultimi 20 anni, soprattutto all'estero. E appunto dall'anno scorso ci stiamo rivolgendo maggiormente ai mercati internazionali, considerato appunto che il nostro prodotto principale, il prodotto verniciante, è i primi scelati per edilizia. E adesso scendiamo di categoria, restiamo sempre al calcio, andiamo in Serie C, perché è finita 1-1 la gara del Viviani ieri pomeriggio fra Potenza e Teramo. Al gol dell'ex di turno Cianci, il Teramo ha risposto con la meraviglia di Pinzauti, con una sforbiciata spettacolare al 67esimo. Diavolo ora a quota 11 punti in classifica, che comunque continua la striscia positiva di risultati. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Non è una vittoria, ma il pareggio di Potenza consegna al Teramo, oltre che una rete fantastica, quella di Pinzauti, anche l'ulteriore consapevolezza di essere formazione in grado di andare su qualsiasi campo a fare la partita. E dire che il Diavolo per la prima volta era andato in svantaggio con l'ex Cianci in un primo tempo nel quale il Teramo rischia subito dopo 7 minuti, quando Di Livio, esterno a sinistra nel 4-4-2 di somma, chiama Lewandowski al miracolo in uscita bassa. Teramo, che vede il lato destro della difesa potentina come quello debole, ci prova allora Costa Ferreira col tiro dalla distanza fuori misura, ma non sarà l'ultima volta. Cianci intanto scalda i motori al 20esimo con la ripartenza veloce, ma col tiro davvero troppo velleitario che termina altissimo. Incredibile l'occasione biancorossa al 25esimo, Santoro sfonda dopo il triangolo con Costa Ferreira, serve Pinzauti che probabilmente in maniera involontaria libera l'area di rigore dei padroni di casa. A rigori qualche istante più tardi manda alto il tiro franco da buona posizione. La squadra di
Pagi sembra avere il pallino di gioco tra le mani ed è per questo che il vantaggio lucano al 33esimo arriva come un fulmine a ciel sereno. Rilancio di Coccia dalle retrovie, Cianci sposta Piacentini, resiste al suo recupero col sinistro, fulmina Lewandowski sul pallo di competenza. Esultanza rabbiosa per l'ex centravanti biancorosso in prestito in Basilicata e che porta avanti il Potenza. Il Teramo trema ad un passo dall'intervallo perché con Son gira in rete il piazzato di Sandri, ma per Carrione di Castellammare di Stabia lo fa aiutandosi irregolarmente con un braccio. Rete annullata, ma diavolo sotto alla fine del primo tempo ed è nella ripresa che i biancorossi trovano una rete sensazionale. Al 67esimo Diachité si autolancia, supera Coccia a velocità doppia e scodella un traversone in equilibrio precario che Pinzauti trasforma in oro con una forbice semplicemente meravigliosa. Prima rete in campionato dopo quella in Coppa Italia col Piacenza. Nel Teramo entra anche Bunino per un modulo a due punte, ma di occasioni ce ne saranno pochissime, anche se l'abbrivio sarà tutto ospite. Finisce 1-1 e il diavolo continua la striscia positiva dei risultati. Domenica c'è la Juve Stabia al Bonolis, ma Paci ha tante cose positive da riportare sul pullman che lo riporterà a casa. Con questo spirito puoi fare grandi cose. A prescindere dal pareggio, lo spirito della squadra è stato eccellente, perché a fine primo tempo sono rientrato negli spogliatoi e ho sentito veramente la delusione. E questa squadra sta cambiando, perché nelle prime amichevoli, nelle prime uscite, o si perdeva o si pareggiava, non cambiava l'umore all'interno dello spogliatoio. Oggi invece è cambiato, si sta cambiando un po' tutto. La cosa che più mi ha fatto piacere è vedere la squadra che ancora al 94esimo spingeva in avanti e voleva vincere. Questo mi dà grande speranza. E faccio i complimenti ai ragazzi per questa grinta, per questo spirito che deve rispecchiare il Teramo di quest'anno. Il TG6 termina qui, come sempre il prossimo aggiornamento è alle ore 19. Vi ricordo, prima di chiudere, anche l'appuntamento di questa sera con la trasmissione Velo alle ore 21, condotta da Jacopo Forcella assieme al patron di questa trasmissione, Luciano Rabottini, chiaramente per parlare del mondo delle due ruote, della bici e soprattutto del Giro d'Italia. Grazie ancora per essere stati con noi, io vi auguro una buona giornata.